Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Uomini e donne è ormai in procinto di ritornare. I fan della prima ora peraltro ormai stanno già praticamente facendo il conto alla rovescia, aspettandosi di vederlo nuovamente sulle reti Mediaset, ma intanto proseguono le vicende delle dame e dei cavalieri anche fuori dallo studio. E ora una in particolare, la splendida Aneta, posta una foto che la raffigura al matrimonio di una sua cara amica. Il suo outfit. Aneta, dama del trono over di Uomini e donne, ha caricato una storia Instagram dove la si vede sorridente alle nozze di una persona a lei tanto cara. Ma sapete come si era vestita per l'occasione? Aneta, una dama molto riservata. Aneta Buttkova è divenuta famosa per la sua partecipazione al dating show Uomini e donne. La sua età si aggira sui 40 anni, ma non è stato possibile conoscere la sua data di nascita, né tantomeno il suo segno zodiacale, essendo sempre stata estremamente riservata dal punto di vista del suo privato che come tale per lei deve assolutamente rimanere. Sappiamo inoltre che è nata a Roma e che le sue origini sono di provenienza est-europea. La sua frequentazione iniziale è stata con il cavaliere Armando Incarnato, terminata malamente. Poi ha iniziato a frequentare Diego Tavani con il quale è uscita dalla trasmissione, per vivere la loro storia alla luce del sole e a telecamere spente. Ha scelto Diego Tavani. Sin dal suo ingresso in studio è stato ben evidente che si sono piaciuti particolarmente lei e il cavaliere Armando Incarnato. E così hanno iniziato a parlarsi, a confrontarsi e a uscire insieme. Ma poi è venuta ben presto alla luce una grande incompatibilità tra le due parti. Lui ha incominciato a lamentarsi della sua rigidità e del fatto che tendesse a starsene, come si suol dire, le sue, negandogli anche un minimo contatto fisico, mentre lei si è difesa dicendo di avere percepito invece che il cavaliere Campano non fosse realmente interessato ad instaurare qualsivoglia relazione ma solo alla fama e più che mai al far parlare di lui. Armando ha poi deciso di interrompere la frequentazione, scelta che galeotta sarà per Diego Tavani che scopre una grandissima sintonia con Aneta. Talmente grande da decidere di uscire insieme dal programma, dopo la classica e assai romantica caduta dei petali di rosa. Un incanto floreale al matrimonio dell'amica. La loro storia procede a gonfie vele. Pare che i due stiano ancora insieme, ma la bella Aneta ora come ora ha fatto parlare di sé per via di uno scatto pubblicato nelle sue stories che la vede partecipare in veste di invitata al matrimonio di un'amica, tenutosi, stando alla didascalia, al castello Lanza Branciforte di Trabia a Palermo. Ciò che colpisce della dama è il suo outfit, costituito da un meraviglioso abito con spallini sottili a tema floreale che mette in risalto peraltro il suo meraviglioso décolleté. Capelli sciolti, romanticamente mossi, trucco elegante con labbra belle rosse e gioielli minimal. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.